Buonasera, mi sono Franco Lofonte, sono un barattolo brillante, presento quest'opera in bellissima, straordinaria, però avrà una defezione, stasera lo spettacolo avrà una defezione. Beh, il regista, carinamente, mi ha fatto capire che dovrei cambiare strada nella vita. Ok, lo farò da stasera. Quindi assisterete all'ultimo spettacolo di Paolo Gatti, perché il sostituto non è arrivato e quindi mi tocca farlo fare a lui. Va bene. Io volevo dire che... Allora, scusate, qui siamo al Teatro Greco. Ma fare il secondo un attimo al volo? Ah, guarda che bagarozze nero! Sono curioso, pensaci! Oddio! Oddio! Aiuto! Ancela di qualità! Ce l'ho sempre in scena questo! Dici meno l'odore di... Aia, portacci! Dei giorni, anche se i capelli sono bianchi, però anche se ci sono, però ci sono. Che sorte avrò per me! Fermi! Che cazzo di... Scusate! Angelo, ciao, eh! Non ci capite, questo è una fa una botta del bastone e poi fa push! Fernandello, che piacere! Io me ne vado! Ciao! Donna moderna! Donna moderna! Fai una foto con Angelo. Ok. No! Non ho fatto niente! Chi l'ha scritto sto musical? Ma che lo so, però ormai è fatto! Buona mattina, io questa ragazza, insieme a Cantillano, ho scritto un capolavoro. Se questo musical non va avanti è un'ingiustizia, andrà avanti. Parola del giudice. E una parola d'ordine, vado su, vado giù, sono l'uomo della gru, eh? Wow! Sparirà! Sera, siamo qui riuniti dal Teatro Greco, ascoltate Claudio Paganelli. Scusami, ma... Sì! Invece che il solo, no? Oh, è piccola mammina, oh! Pagane! Sono una paletana! Mazzavoli! Mazzavoli, mi sono stancato! Andiamo all'inizio, vero?